Numeri da record per la 48esima edizione della Sue Giudi Campobasso, una delle manifestazioni sportive tra le più longeve del Molise e del paese. Dopo il periodo più difficile della pandemia, si sono ritrovati oltre 6.000 partecipanti per dar vita ad un appuntamento tra i più significativi che avvicinano atleti veri a semplici cittadini che hanno sentito il desiderio di partecipare ad un evento sempre più speciale. Vincitori sono stati tutti, anche se a tagliare per primi il traguardo sono stati per la categoria uomini Daniele Conte, 25 anni, livornese, originario di Torella del Sannio, e per la categoria donne Letizia Di Lisa, 26 anni, di Roccavivara, che ha vinto le ultime 4 edizioni. Ho corso per la Virtus per 3 anni, quindi ci tenevo a ricorrere questa gara, 6 anni che non la facevo, quindi è una grandissima emozione. Soprattutto, ma anche solo gareggiare, poi è arrivata la vittoria, ancora più contento. Mi porta a partire forte, discesa, poi arrivi al quarto chilometro e c'è una bella salita. Infatti il secondo, Piero, mi sembra, se c'erano altri 100 metri avrebbe vinto lui, gara tostissima. Questo è il mio miglior piazzamento, puntavo a questo e sono davvero davvero contenta. Dietro c'è un lavoro veramente curato nei minimi dettagli. Noi come sempre ci prepariamo 2-3 mesi prima per questo evento. Quest'anno è stato ancora più difficile perché ci è stato comunicato soltanto un mese fa la possibilità di poter gareggiare, giustamente perché c'erano da rivedere tutte le normative, e devo dire che la gara è riuscita con ottimi risultati.